usiamo sia per lasciar marinare i tre frutti che vi ho mostrato per almeno una mezz'oretta insieme al sale, e poi lo usiamo anche per fare la maionese fruttariana fatta con l'avocado. Ok, lo lasciamo scolare un pochettino. Allora, il ceyote lo dobbiamo grattare con la grattugia julienne perché ci serve il ridotto julienne. Lo peliamo con un pelapatate per togliere la buccia e la parte più verde. Ecco, io mi trovo molto bene a usare il pelapatate per togliere buccia ai frutti, anche alla zucca. Molto comodo, piuttosto che usare il coltello non si sa mai come lo togliamo la parte più verde. Diciamo che, ecco, in questa ricetta in qualche modo il chayote va a sostituire il cavolo rapa, che normalmente viene utilizzato per fare questa ricetta nella maniera classica. Lo grattiamo, julienne, ce ne servono circa 150 grammi, quindi grattiamo. All'interno contiene il seme, ecco, non l'ho aperto perché è più comodo da grattare intero, però se poi lo apriamo, adesso gratto ancora un pochettino, il seme che è la parte che non viene utilizzata, quindi stiamo attenti comunque a non arrivare a grattare il seme. Ok, allora qui ho la bilancia, misuriamo i nostri 150 grammi di chayote, 94, 128. Di solito ci vuole un chayote intero per fare i 150 grammi. 142, ancora un pochettino. Dovremmo esserci. Siamo andati anche oltre, va bene così. Comunque di solito appunto si usa un chayote intero. Poi ce ne Dove sono. si compra il chayote? Come dicevo prima, si trova normalmente nei negozi che vendono cibo internazionale, cibo etnico, dove si trova anche il platano, oppure anche nei mercati. Ci sono dei ragazzi che mi hanno detto che l'hanno trovato anche lì, cibo etnico, insomma. Ok, mettiamo anche questo, non ci cambiano neanche. Poi facciamo a Giuliana anche la zucca, gli togliamo la buccia. Altre ricette di solito usiamo la zucca mantovana, detta anche delica, che quando è giustamente matura è più buona di castagna. In questa ricetta in particolare si presta sicuramente di più. Con la mantovana ci facciamo le carote fruttariane, il couscous crudista fruttariano.
insalata capricciosa classica. Come? Ancora no, sto lavorando al ricettario che spero uscirà entro quest'anno. Poi piano piano, una volta uscito il ricettario, tutto quello che non è nel ricettario sarà su Facebook, lo metterò poi su Facebook. Quindi se poi seguite la pagina, se seguite anche me, il profilo, poi usciranno mano a mano tutte le ricette. Come ti chiami? E segnato anche sul volantino in basso, Silvia Liprandi. Cercate Silvia Liprandi su Facebook. C'è nel volantino? Sì, c'è la mia mail nel volantino in basso. In ogni caso su Facebook o anche su YouTube, se cercate Fruttarismo 3M o Carpotecnia 3M, ci sono informazioni, video, ci sono anche ricette. Quindi se volete farvi un giro online, c'è del materiale. Sì, sì, sì. Carpotecnia 3M. Allora, abbiamo detto 100 grammi di zucca butternut. È bloccata la bilancia. Vediamo se riesco a farla ripartire. È andata in crash. Abbiamo le olive denocciolate, la passata senza semi, oltre alla Petti c'è anche la Star, c'è un'altra marche. Quali sono le marche che non hanno i semi nelle passate? Allora, le passate senza semi sono Star. Sì, la Star, la Petti, la Mutti. La Mutti. In particolare bisogna cercare quella senza semi, senza bucce e poi no, la senza bucce non è rilevante, però è senza semi che ci interessa. E la Divella. Ah, la Divella, sì. Ok. Ok, sembra che si sia ripresa. Mi stai facendo l'insalata capricciosa fruttariana. Fruttariana. Carpotecnica. Carpotecnica. Un show cooking fruttariano. Ok, all'incirca ci siamo, un po' ce n'era già dentro. E poi ci servono 75 grammi. Quindi quanti grammi anche per chi ci segue? 100 grammi. 100 di? Di zucca butternut. Quindi di carota fruttariana, cioè la zucca. Manca il terzo componente, quindi? Abbiamo il terzo componente, sì, che è... rosso. Allora, il peperone rosso grattugiarlo è un po' complesso, nel senso che tende a sfaldarsi, quindi bisogna farlo a mano. Vediamo di farlo rapidamente. Togliamo tutti i semi e le parti bianche. Intanto possiamo mettere dentro il platano. Il platano che non è un albero, no? Esatto. Allora, il platano. Il platano è un frutto che assomiglia alla banana. È questa banana un po' più grossa. Questo è il frutto acerbo, platano verde. Noi adesso lo andremo a cuocere. Ed è un frutto molto... come? Maturo, sì. Maturo, sì. Sì, maturo diventa dolce, assomiglia alla banana. È un frutto molto amidaceo ed è molto versatile, ci permetterà di fare la base della pizza, di fare la piadina e poi
vi mostrerò, si possono fare gli gnocchi, si possono fare orecchiette, si può fare la pasta, proprio perché essendo così amidaceo permette di ottenere un impasto, una palletta che appunto possiamo utilizzare per fare diverse preparazioni. Allora, il fornetto è un po' piccolino, tolgo le punte. Facile da trasportare però. Facile da trasportare, tolgo le punte così riesce a entrarci tutto. Normalmente questo lo si cucina nel forno di casa, un forno a gas classico a cui siamo abituati, a 180-200 gradi per circa 40 minuti. Allora lo mettiamo nel fornetto, chiudiamo. Che era già caldo, no? Che era già caldo. Nel forno di casa 40 minuti a 180 bar 200. Bisogna fare un po' delle prove. Però girandolo a metà, girandolo a metà. Nel forno di casa ce ne possono stare di più di platani, insomma. Di... No, ma con la buccia, con la buccia. In questo caso ho semplicemente tolto le punte per farcelo stare dentro, ma nel forno di casa non è necessaria questa cosa. Quindi lo metti in forno esattamente così com'è e ne puoi mettere anche più di uno, logicamente, se devi fare tante preparazioni. E nel frattempo devi girare? Allora, sì, magari a metà più o meno lo giri, così almeno si cuoce... cuoce bene anche dall'altra parte. Se hai un forno ventilato questa cosa non è necessaria. Allora, a noi servono 15 minuti di cottura a 2,5. Ok, intanto facciamo la julienne di peperone. Sono bravi a fare la julienne i cuochi dei ristoranti giapponesi. Ho visto fare le julienne di verdura velocissimamente, molto precisi, molto bravi sono loro. Noi cerchiamo di imitarli. Beh, con i coltelli piano e sano, no? Esatto. Usiamo coltelli di ceramica che non incidono sul frutto in maniera, diciamo, negativa come quelli di metallo, perché i metalli hanno tutti gli elettroni spostati da una parte, quindi creano campi di forza che danno fastidio anche alla specie umana, quindi meno metalli avete addosso, meglio. Poi chi è allergico al nickel? Purtroppo però nelle cucine dei ristoranti non possono essere utilizzati, perché hanno questa caratteristica che tendono a rompersi facilmente se... Beh, dipende dalla bravura del chirurgo. Esatto, se non utilizzati in maniera ottimale. E quindi nelle cucine del ristorante sono banditi, purtroppo. Chissà, magari riusciranno ad ottenere una ceramica più resistente ancora e quindi sarà possibile poi usarli anche. Sì. Dica! Per capire, il plano è tutto cubico e tropico. Sì, esatto. Qui abbiamo un clima diverso, quindi non so fino a che punto è giusto, sì, mangiarne. Guarda, la risposta è che è talmente giusto che l'impatto ambientale, pure che si arriva attraverso, che so, un aereo o una nave, è prossimo allo zero, perché tutte le alternative alla frutta hanno un impatto ambientale altissimo, cominciare dalla carne che ha un impatto ambientale di 105 metri quadri di foresta bruciati. E noi proponiamo anche le cupole geodetiche, che sono le serre del futuro, che sono facilmente riscaldabili, per poter replicare quello che nasce ai tropici finché noi viviamo fuori dal nostro ambiente naturale, perché anche tu dormi, non penso che dormi sotto i ponti, dormirai in una serra. Quindi se la serra va bene per dormirci, va bene anche per produrre d'inverno quel cibo che naturalmente viene prodotto d'estate, perché noi siamo una specie tropicale, non siamo un orso polare. Sa di fatto che arriviamo dall'inverno ultra coperti, no? Tutta questa copertura ci indica che non è il nostro habitat. Se insistiamo a vivere in questo habitat, dobbiamo ricreare condizioni tali per emulare, simulare i tropici, e quindi le cupole geodetiche sono il futuro. E comunque, se il cibo, nostro cibo specifico è la frutta, dobbiamo mangiare la frutta anche d'inverno. Com'è? Ho capito la logica. Grazie per la domanda. Se avete anche altri commenti, domande. Beh, ma a me è comunque creare
no? Che può essere una mano che non è qui la frutta verdura, normalmente non nasce, comunque è una pianta, viene fuori una pianta molto delicata che tende a formare con facilità muffe e altri batteri, altre cose. Ma quello dipende dall'abuso di fitofarmaci, perché in realtà io... Perché se ricrega la situazione della serra, diciamo, alla fine vengono fuori, però diciamo è comunque un organismo delicato, quindi i soggetti... Sì, ma all'interno della... anche noi siamo delicati se non abbiamo la serra dove dormiamo di notte, no? Però di notte dormiamo nella serra, quindi la serra, analogamente alla pianta, favorisce una, un benestare, uno stare bene dentro la serra, fuori dalla serra starebbe male, quello sicuro. Avrà bisogno di più attenzioni rispetto a un frutto che cresce al di fuori della serra, ma è il male minore, insomma, rispetto al fatto di nutrirsi di cibo non adatto alla specie umana, ecco, in qualche modo il discorso è questo. Per chi è stato alla conferenza di oggi ha già sentito parlare di queste cose. Comunque le cupole geodetiche non sono utopia, sono state rese famose da Richard Buckminster Fuller negli anni 50, sono nate negli anni 20 e Fuller non era un filosofo, era proprio un architetto, viveva dentro una cupola geodetica, quindi lui ha applicato quello che diceva, quindi si può vivere, si può fare le serre a forma di cupola, tant'è vero che gli eschimesi vivono dentro cupole geodetiche. Adesso i giardini non lo so, a Londra, però in Inghilterra, non so la copertura com'è, però in Inghilterra c'è l'Eden Project, cioè la foresta tropicale in Inghilterra, grazie a delle cupole geodetiche. Allora sai, no, però è fuori Londra, è molto fuori Londra, è a 2-3 ore da Londra. Nel nord della Scozia? No, 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 è 3 ore di treno da Londra, mi sembra. No, perché guardando, io non ci sono stato, ma guardando c'erano queste specie di cupole. Ah. E so che ci sono persone che ci vivono. Sì, sì, in Italia per esempio c'è una cupola in vetro geodetica, Taranta Peligna, noi ci siamo andati in inverno, e siamo a 500 metri sull'altezza del mare, e entrando avevamo caldo, ci siamo messi in maglietta, perché... il riscaldamento dell'effetto serra è tale per cui anche d'inverno a Taranta Peligna si sta bene. Quindi pensate, per avere una foresta tropicale in Inghilterra, grazie alle cupole, hanno spendendo un'energia molto bassa per riscaldarle, grazie al fatto che sono hanno la curva e grazie al movimento dell'aria riescono, come gli igloo sono delle cupole geodetiche, hanno una finestrella, una porticina, entra l'uomo che è il riscaldamento e riescono. Queste cupole non sono di vetro per farsi riscaldare. Quelle di Taranta Peligna sì, quella dell'Eden Project in Inghilterra no, c'ha delle cuscini pieni d'aria, però si può fare anche in plexiglass, cioè in policarbonato. Ci siamo, Ho fatto a Julien, il peperone rosso sono 75 grammi all'incirca, ma anche qui non siamo fiscali. A questo punto facciamo marinare questi tre frutti nel succo. Il succo di cos'è questo? Il succo di frutto della passione, di maracuja. Ah, frutto della passione. Esatto. Per dare quel tocco di acido, diciamo, non eccessivo, che sì, nella... nella ricetta onnariana è dato dal, credo, non so, dall'aceto. Sì, aceto, mettono l'aceto. Come noi l'aceto e la frutta acida non la consideriamo. Allora. No, un frutto dolce che è leggermente acido, non è acido quanto il limone che spacca tutto. Tutta quella bomba di acido del limone. Ce ne servono 10 grammi. Che corrispondono a un cucchiaio. Ah, un cucchiaio da minestra più o meno, un pochino meno. Anche un po' meno, sì. Sì. Ok. E ci mettiamo un grammo di sale anche. Quindi mezzo cucchiaino. Un quarto. Più o meno un quarto. Sale marino integrale.
Ok. Una volta che abbiamo finito i tre componenti... Adesso devi mescolarlo? Sì. Amalgamiamo bene. Allora, 100 di zucca butternut, 150 di chayote, 75 di peperone rosso. Poi abbiamo 10... Chayote, sì, il primo frutto che ho fatto a julienne. Lo chiamano zucchina... anche zucca o zucchina spinosa. Zucchina spinosa, no? Sì. In questo caso è senza le spine. Ho utilizzato il frutto senza le spine. Quanti grammi di questo? 150. Doveva per servirmi della zucca per tutta? Sì. Quest'anno ho fatto, non l'avevo riconosciuta perché lui c'ha le spine. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Infatti dentro è molto buono. Questo è il frutto invece senza la spina. Come? Il platano è un platano, per ora ho messo nel forno un platano. Per una pizza? Viene una pizza un po' piccolina, perché il fornetto mi quindi permette due di fare platani solo un platano per una alla pizza volta. Abbondante. Allora, se vuoi una pizza di medie dimensioni, un platano e mezzo. Se ne vuoi una un pochettino più grande, due platani. Sì. Sì, siamo italiani, abbondante. Perciò... Sì. Beh, uno magari una volta ha voglia di una pizzettina piccola. Un grammo ho messo, sì, due pizzichi. Allora, amalgamiamo bene e adesso lo lasciamo marinare e ci occupiamo di altro. Allora, mettiamo 50 minuti anche per questo, almeno una mezz'oretta. Anche se rimane di più, un'ora così meglio, ancora meglio. Ok. Allora, la pizza quanto ci manca? 5 minuti. Allora, possiamo preparare la maionese. Per questo quanti minuti è che ne sta nel fornetto? Allora, il fornetto questo qui sono 15 minuti a 2,5. Sì. 250 gradi? I gradi non te lo so dire purtroppo, non c'è una corrispondenza nel manuale, non me lo dice. E il massimo quant'è? 3. Non te lo so dire, il massimo è 3. Sì. Quindi siamo verso non so dirti esattamente i gradi. Perché è più veloce del forno di casa in questo caso. Sì, è una temperatura più alta. Allora, possiamo frullare l'avocado che ci servirà per fare la mozzarella fruttariana. La mozzarella fruttariana. Che è un frullato di avocado, olio e sale. Avocado, olio e sale, esattamente. Che viene aggiunta solo nel finale, non cuoce. Esatto, l'avocado non va mai cotto. E dei pomodorini puoi da aggiungere sopra, ce li hai alla fine, crudi? Sì. Ah, dici sopra? Chi è che va sopra a dirlo? Stiamo parlando, la conferenza. Puoi ripetere quello? L'ultimo passaggio era? Cos'era? Allora, la mozzarella. Facciamo la mozzarella fruttariana, che è... Il salato è già completato. No, sta marinando. Poi andremo ad aggiungergli la maionese fruttariana per essere completa. Adesso no, lo mettiamo dopo. Solo sale e maracuja per adesso. Adesso solo, esatto, sta marinando in sale e succo di maracuja, succo di frutto della passione. La mozzarella fruttariana. Stiamo usando frutti, solo ed esclusivamente frutti, quindi no vegetali diversi da frutta, quindi no parti di piante, no semi. Quindi sarà un frullato di avocado, olio e sale. Avocado, olio e sale. E avremo la mozzarella che andremo ad aggiungere poi alla fine sulla pizza. In particolare una volta fatta si può aggiungere ancora un po' d'olio per evitare che si ossidi, che l'olio è un antiossidante. Solo con olio e sale? Con olio e sale. Sì, sì, sì. Avocado Ass, sto usando l'avocado Ass che è l'avocado che ha questa buccia scura, un po' grinciosa. Un po' rugosa, sì, che dal mio punto di vista è il più buono. H-A-S-S, Ass. Qui vedete un po' voi a seconda della quantità di mozzarella che volete ottenere. Facciamo un paio di avocado, facciamo 200 grammi circa di polpa. Questi sono piccolini, ce ne vogliono due per fare 200 grammi.
Quindi non posso. Grazie per l'assenza di me. Per averci provato. No, è tutto aperto. Di avocado ass, di solito questi arrivano dimensioni medio piccole, no? Sì, questi qui sono piccoli, questo arriva a 200 grammi, questo qui è un pochettino meno, 190, ma non cambia grandi. Telefono. Allora, il platano è pronto, alziamo. L'hai già girato? Non c'è bisogno in questo caso. Dove girare la videocamera? Ecco, è cotto, è diventata la buccia tutta nera. Allora, lo lavoriamo subito perché questo non deve essere. Può usare freddo per fare il couscous, invece il caldo per fare la palla del pizzaiolo, dalla sì. quale poi potete fare i gnocchi, le orecchiette o la pizza. Quindi allora, deve essere caldo, non deve raffreddare. Quindi mentre lo se lo fate raffreddare, potete farci il couscous, cioè grazie al fatto che raffredda viene fuori il couscous. Lo potete scucchiare col cucchiaio per non scottarvi. Basta inciderlo col coltello. Lo facciamo a tocchettini. Una volta tocchetti si mette nel... Questo è un Kenwood da 4 lame. Se volete venire a vedere da vicino, perché diventa proprio palla. Allora, aggiungiamo al platano 10 grammi di olio. Però da caldo viene lavorato e diventa mollo. Un attimo solo di pazienza e adesso otteniamo l'olio esattamente come fa il pizzaiolo, che nell'impasto mette l'olio e il sale. Un grammo di sale ci mettiamo. Le quantità di sale sono soggettive, nel senso che dipendono da quanto una persona... Quindi anche di più, Anche di più. Oppure senza. Oppure senza. Dipende, sì. Sì, sì, è buona anche senza. Da quanto una persona questa è pizza, fatta. Essendo una pizza fruttariana c'ha già il gusto per essere buono senza, però sei uno abituato. Ok. Perché non si riesce a lavorare in questo modo per ottenere la palletta e perché il platano maturo è dolce e quindi non riesce a fare le preparazioni salate. Noi stiamo facendo una pizza, abbiamo bisogno di un frutto che sia molto amidaceo ma che non abbia sapore dolce. Questo è importante. Adesso verrà la palla. Palla del pizzaiolo. Il rumore diverso perché si sta già appallando. Mauro è diventato come la massa della pasta. Della pasta. Quindi voi non usate il piano a carta? No, quelli sono i semi. No, sono semi, noi non usiamo semi. Okay. In maniera automatica, cucina fruttariana, senza nessun tipo, senza aggiungere liquidi. Vedete? Senza, è già quasi palla, poi basta. Impastare componenti di diverso tipo, è ancora caldo, il platano si è tritato e automaticamente si è compattato in questa palletta. Questo perché era caldo, eh? Se era freddo sarebbe venuto fuori un couscous. Questo è
questa palletta che ci permette di fare un po' quello che vogliamo, cercando di andare a riprodurre in chiave fruttariana i prodotti a base di abito cotto a cui siamo stati abituati, quindi pizza, piadina, grissini, pane, pasta, insomma di possibilità con il platano ce ne sono veramente tante e ancora sono in via di sperimentazione. Grissini sì, certo. Vengono facilmente, gnocchetti. Dopo viene ricotto di nuovo? Sì. Ah, sì. Ecco, capito. Allora, mi aiuto con questa farina di platano che si chiama farina Pampa, che si trova o online sul sito Brigman, oppure si trova nei negozi etnici dove di solito si compra il platano. Mi aiuto. Questo per evitare che si attacchi, sì, quando per esempio usate il pizzaiolo usa il padellone, certo, come si chiama, certo, lo strumento, per cui in questo caso noi ieri l'abbiamo fatto anche senza farina, è venuta uguale, sì, lo stesso, sì. Però per essere perfezionisti, certo, un pochino di farina, come anche fanno del resto i pizzaioli col grano, mettono, comunque la mettono una spolverata. Esatto, e poi come se fosse appunto l'impasto classico, la stendete dandogli la forma che preferite. Ma un po' dolce alla fine c'è, come sempre, no? Il sale lo toglie. No, ma anche senza sale comunque si sente un gusto buono. Sì. Perché essendo acerbo non ha tutto. Beh, i cinesi la fanno fritta, nei ristoranti cinesi a platano la fanno fritta. Ah, sì, i sudamericani soprattutto, però fritto è cancerogeno, quindi non va bene. Appunto. Non è sostenibile. Verrà una pezzettina piccolina perché stiamo usando solo un platano. Allora, io cerco di schiacciare più la parte centrale e lasciare un pochettino più spesso il bordo in modo da ricreare un po' l'effetto della pizza classica. Poi sta al talento di ognuno imparare a lavorare il platano per ottenere l'effetto desiderato. Uso questo strumento che è uno stendipasta. Sono parti della banana. Cioè della banana, scusami, del platano. E non è proprio completamente dello stesso colore, ha delle parti un pochettino più scure all'interno. Cerco di dargli la forma tonda. Ecco, quando si ha un platano solo è più difficile, però fattibile. Ok, allora adesso ci serve le palettine che ci aiutano a trasportarla. Allora facciamo prima cuocere la base senza condimento. Infariniamo un po' qua. Queste fanno parte del fornettino Ferrari. Ah. Chi compra il fornetto? Sì, ha anche le palettine che aiutano. Allora, in un forno normale sono circa 20 minuti a 200 gradi, più o meno, però fate delle prove con il vostro forno perché cambia, ho visto che cambia a seconda del forno che si usa, quindi bisogna per forza fare delle prove stando ad occhio a guardare, perché poi magari si brucia, quindi la prima volta fare l'esperimento, insomma. Allora, abbiamo detto la mozzarella, ci mettiamo, l'olio l'avevo messo. Ti ricordi che l'avevo messo? Grazie. Non ho il forno ventilato, non l'ho mai sperimentato nel forno ventilato, quindi fai delle prove, prova a vedere un attimino, perché magari nel ventilato tende a seccarsi, ad asciugarsi più facilmente, quindi magari ci vuole un pochino meno tempo. Fai un esperimento. Magari nel ventilato, paradossalmente, puoi mettere dentro tutto quanto, cioè base, condimento subito.
capisci? Devi provare a vedere. Io ho visto che con quello a gas e con questo fornetto è meglio prima mettere la base da sola e poi mettere il condimento in un secondo momento. Devi provare a fare delle prove, insomma. Non vedo l'olio però dentro. Anch'io non lo vedo, mi sa che non l'ho messo. Allora, mettiamoci l'olio. Quanto? 10 grammi. 10 grammi. Quindi su due avocadi per un totale di circa 190-200 grammi di polpa ci vogliono 10 grammi di olio. Se la volete più grassa ancora, se mettete ancora di più, se la volete un po' più leggera, le mettete sale meno, le messo? Dipende sempre. Adesso lo metto. Un grammo di sale. Utilizziamo l'olio di oliva extravergine denocciolato, quindi spremuto senza il nocciolo, in quanto il nocciolo, essendo seme, contiene delle fitotossine che è meglio non ingerire. Ok, la mozzarella c'è. Ok, adesso la mettiamo qua da parte. Viene messo un po' di olio sopra poi, no? Sì, ne metto un pochettino così, visto che deve aspettare. Per evitare che si ossidi. L'olio evita che si scurisca, un po' di più forse. Sì. No, vabbè, adesso tanto faccio così. Deve coprire tutto. Non vorrei che rimanesse poi troppo immersa. Ma non deve scurirsi. Ok, quindi questa la metteremo poi. E la chiudi adesso? Se ho il tappo sì. Vediamo un po'. No, non si lo guarda. Ok, viene chiuso così con l'olio sopra, non si ossida. Allora, vediamo un po' i tempi, qua controlliamo, non si sa mai. Ok, la cottura procede bene. Non devi girarla? No. Allora, questa sta marinando e gli manca 10 minuti. Allora possiamo iniziare a preparare la maionese. Una curiosità? Sì. No, in realtà il frutto è proprio il mallo, la parte esterna del frutto che non è edibile per noi, sarà un altro animale, perché ogni frutto c'è il suo animale specie specifico che lo mangia. Quello che noi mangiamo purtroppo è il seme, non è il frutto, la parte dura è il vero frutto. Poi quello che c'è dentro.
è il seme. È il seme. È il seme che c'ha, tra l'altro la mandorla c'ha tanto acido cianidrico che ha contatto con la saliva, ma questo è solo un esempio, contatto con la saliva diventa cianuro, no? Ma ci sono tanti altri fitotossine, se voi andate a, ad Agraria vi diranno... No, cioè la logica qual è? Che la, la madre, la pianta, protegge il figlio. Il figlio qual è? È il figlio è la parte interna però, non è il mallo. Il mallo è solamente quello che la pianta considera frutto, perché c'è qualche animale che mangia il mallo e gli trasporta, perché erano simbiosi fra la, la pianta è in simbiosi con tutti quegli animali che gli mangiano il frutto e gli trasportano lontano il figlio, perché se cadesse sotto di lei, cioè se cadesse il frutto sotto la pianta non avrebbe il sole, non avrebbe l'acqua perché gli ruba tutta la pianta. Mentre quella che in futuro germinerà, sì. La cuticola del seme è una cosa, il frutto che sta intorno, che può essere molle o duro, nel caso del mallo delle noci è duro, è proprio il frutto quello. Perdonatemi, io proseguo perché sennò la cultura non riesco più a continuare. Come anche nella castagna, il frutto sono le spine e noi mangiamo il seme. Allora a questo punto aggiungiamo il condimento, in questo caso facciamo una pizza classica. Per esempio questa è senza semi, la Petti fa una salsa senza semi. Tra l'altro buonissima la Petti. Ovviamente si può fare anche in versione focaccia, eh? Un profumo la Petti su, sul platano spaziale. Quindi mettiamo quanto sempre a piacimento, ne mettete quanta ne volete. Quanto tempo era la cottura del Ho fatto 8 minuti la base a temperatura 2, al numero 2. Okay. Un totale di 3, 2 su 3. Allora, mettiamo... Beh, farla con l'olio, come quella della normale, come fai la pizza? Abbiamo, ho portato preparate, già fatte, visto che non si può cucinare. Sì, sì. Con i frutti ortaggio, quindi zucchina, melanzana e peperone. Mettiamo qualche zucchina. Ovviamente le avevi cotte a casa, no? Sì, sì, le ho fatte alla griglia a casa, visto che qua non si può cucinare. Qualche peperone. Okay. Anche l'oliva a fine cottura puoi mettere. Eh? Le olive a fine cottura le puoi mettere. Sì, sì, mettiamo qualche oliva. Queste sono olive denocciolate, conservate solo col sale, quindi non contengono né acido citrico, acido ascorbico o altri conservanti. Non c'è gluconato ferroso. Non c'è gluconato ferroso. Dobbiamo provare una variante in cui la fotortaggio la metti sopra la mozzarella. Allora, e adesso facciamo andare per... Sono denocciolate, sì, sì, olive denocciolate. 5 minuti facciamo a temperatura, cioè temperatura numero 2,5 di questo fornetto. Allora. Che è verso il massimo, 2,5 su 3? È quasi al massimo, sì. È quasi al massimo. Ok. La mozzarella la mettiamo dopo, la mozzarella è questa qui, quella che abbiamo fatto prima, la mozzarella di avocado, sì, perché cuocere l'avocado, a parte il discorso di non cuocere i grassi, che sarebbe un po' di
tramandarlo, ma poi prende un sapore che non è... Praticamente l'avocado cuocendo proprio diventa amaro. Ok, allora sparo intanto, diciamo 25 minuti, facciamo la maionese che servirà ad aggiungere poi alla capricciosa. Ecco, è simile al procedimento che ho usato per fare la mozzarella, semplicemente gli dobbiamo dare un pochettino quell'agro e usiamo un pochettino del succo di maracuja di prima. L'unica differenza è quella. L'unica differenza è questa. Poi ci sono Ma solo perché nell'insalata capricciosa c'è quella punta di acido, se no si può fare maionesi senza assolutamente neanche quella punta di acido, sono buonissime, sì. Uguali. Sì, ci sono sperimentazioni in corso. Tipo nell'insalata russa c'è un po' di acido. Ci sono sperimentazioni in corso per renderla addirittura filante, quindi rendere proprio l'effetto mozzarella classica. Aggiungendo l'ocra che dà quel che è un altro frutto acerbo che consente di dare un po' la filatura. No, è un senso visivo in quel caso perché non... ma il nostro obiettivo non è convincere quelli già convinti. E convincere quelli che, non, che sono contro, quelli ostili. Ascolta, tanto se lei non ti discute mentre lei mi fa, prego, mi riunire questo vuoto locale con le nostre immagini di oggi. Stavo parlando anche di questa ragazza, non c'è una volta di un servizio di TV, la... Dopo tot numero di foglie deve cambiare pianta, perché quella aumenta addirittura. È un adattamento del difensore, ma l'attaccante è perdente, perché... No, aspetta, scusami, quando... ...vincente. Nel senso, lei si adatta anatomicamente per difendersi dalla guerra anatomica, ma dalla guerra fisiologica è impossibile vincere. Il predatore non può vincere la guerra fisiologica. No, nel senso che se la pianta si dota di veleni, la giraffa mangia anche i veleni, no? Quindi mentre anatomicamente si può difendere, fisiologicamente mangia i veleni. Sì. Perdonami. Allora, 200 grammi di foglia. Però la natura premia la minima energia, quindi la natura bastona il predatore, premia il non predatore, quindi quello che mangia la frutta, siamo, che invece è in simbiosi con la pianta. Se vuoi riprendere, ci siamo. La pizzetta. E adesso va? Allora, adesso facciamo un giro d'olio. No, aspetta, non dovresti mettere prima la mozzarella, poi un giro d'olio, poi dei pomodorini crudi. Come preferite. Perché normalmente la mozzarella sta anche un po' più sotto, no? È rimasta perfettamente verde, non è ossidata, grazie all'olio. La quantità è a discrezione. Il guacamole si potrebbe mettere. Certo. Il guacamole è quasi fruttariano. Non so la ricetta esatta. C'è qualcosa di acido che noi non usiamo.
mi pare, no? Cosa c'è nella guacamole? La ricetta esatta. Io sono amica spagnola. Allora facciamo i pomodorini. Scusami. Lo spammi un po' la mozzarella? Sì. Allora mi serve questo. Il bambino è molto interessato dallo sguardo. Ecco, la solanina è un altro mito da sfatare, perché è vero che c'è, ma in quelli verdi, nel peperone verde, nelle patate che hanno i germogli, e no, perché ci sono quei famosi quattro patate, peperone, pomodoro e melanzana. La melanzana ci andrà un po' nella buccia, basta sbucciarla. La melanzana basta togliere la buccia. Il peperone deve essere rosso. Poi peperone rosso? Il pomodoro rosso? Pure la patata, se non ha bozze, se non ha... Sono quattro, sono peperoni, melanzane, pomodori e patate. Comunque la patata non è un frutto, La solanina sta anche nella patata e nella buccia quando si diventa un coperto. Quando diventa... quando ammaccata o quando ci sono i germogliati, lì sta. La patata non deve germogliare, quasi. Se togliete il germoglio non c'è la solanina. Ma i vegetali non sono melanzana c'è un po' nella buccia, il peperone e il pomodoro rossi, una volta che sono rossi non ce l'hanno da verdi. Ok, se volete dotarvi di piattino facciamo delle fettine, per facciamo delle micro assaggini, non accalcatevi. C'è la calca. Senti, uno devo assaggiarlo anch'io, voglio capire con la mozzarella come venuto. Scusami, tesoro, aspetta un attimo. Sono il primo esperimento pubblico di pizza fruttariana con la mozzarella fruttariana. Allora, chi tocca? Io sono giovane, Sono giovane. No, io devo proprio assaggiare a livello scientifico, per cui se mi passate un piantino. No, è vero, con la mozzarella è la prima volta che... Però poi dovete ancora, dire se vi garba, non scappate. Di platano ne ho in abbondanza. Ma qui c'è la mozzarella, Per chi si vuole fermare, poi facciamo la piadina, non solo la pizza. Chi è che sta già assaggiando, che può dire, può esprimere? L'odore è buono. Vuoi testimoniare? No, non ancora. Signora, ce la va a testimoniare perché lei se ne intende. The Witness la chiameremo. Se si dice poi com'è. Tanto assaggio pure io. Un po' complicato. Non ce la fa questo giro, poi andrò avanti col platano, perché non faccio nessuno. Mazza, buono. Chi è che testimonia? Sei buono? Buono. Ottima. Ottima, veramente. Questa è la vera scienza che interessa il professore universitario. Tutto il resto non gliene frega niente. Che interessa all'università. Perché purtroppo la parte scientifica, però dicono se è buono ci interessa. Ah, ecco. Se è buono allora possiamo considerarlo. Testimonianze vere? Sembra la farinata di ceci, quella che fanno a Genova. Ah, hai sentito Silvia? Sì, sembra anche farinata di ceci. Ma l'abbiamo provato una volta. Secondo me l'abbiamo si provato. Può fare con i ceci pure. Col padellone. Si può fare una... Ottima signora. Ottima. Ieri sembra la pasta, sembra la piadina era buonissima, la pizza ma sembra la pasta bene, sembra un po' come la pasta integrale. Dai, ti è piaciuta? Complimenti alla cuoca. Brava, Faccio il video dove ti faccio la pasta. Silvia, puoi dirlo che è l'assaggio? Non riesco. È ottimo per chi ha problemi con glutine, perché non contiene. Ed è senza glutine, ovviamente. La banana contiene proprio ferro. Ah sì. Poi tenere un attimo che sto per assaggiare. Da sotto, da sotto. Ragazzi giovani, potassio. Allora, che lo scrivimento. Sì, allora, quando i semi sono non vengono triturati, okay, io a casa li tolgo. Ancora con un po' più di mozzarella? Lasciamo. Sarebbe il top. Scusa, che zucchero
sì, perché come si chiama? Due limoni con Butternut. Quella che sembra, quella sì, che sembra, qui sembra una pera. Un birillo, una pera. Ok. Non si spezza il corpo, non è frantumato, non si frantuma. Allora il giro dopo, adesso rifacciamo. È un po' questo il senso del perché animale. Ok, allora io intanto vado avanti con la capricciosa, così facciamo la capricciosa. Conviene che fai, cominci a fare la pizza adesso, no? E metto dentro l'altro plato, non qua. Buona? Puoi testimoniare? Buona, veramente. Questo me ne è come una rosa. Com'è? La pomarola è buona comunque. È buona, fondamentale. Che fai adesso? Allora, adesso metto dentro un altro platano, così poi faccio le pialine e andiamo avanti finché ce n'è di platano. Ma la pialina, la base è sempre quella? Sì, o la... sempre di platano. Sempre frullando, poi la pallina, schiacci. Poi la stendo. Invece che poi la faccio cuocere e invece che poi metterci il condimento della pizza, cioè la faccio molto sottile, non li faccio gordi, faccio una specie di tacos, ok? E una volta che ho la base, poi ci mettiamo dentro magari il frantaggio e la capricciosa per renderla bella come in casa. Quel concetto è quello che... Perché una volta che hai la palletta, che hai ottenuto la palletta, esatto, puoi creare... Totalmente. Si può riprendere su Facebook, però... Allora, mi chiamo Silvia Librandi, se mi cerchi, insegnata la mia mail in fondo al volantino, quindi il nome sì, te lo ricordi, guardate che è la mia. Noi però siamo nati in Italia, poi abbiamo camminato dopo la rivoluzione, sì, non so cosa vuoi, quindi non è che sono nati. Tendo poi, se non, ci, non abbiamo molti amici in comune, tendo ad accettare solo le persone che mi scrivono. Diciamo, come diciamo analisi genera mentale di situazione di qualità non può essere un po' si beh adesso diciamo l'hanno rovinati parecchio ma anche questo per far marinare la base della pesciola ne ho trasmettitori che se vivi ai tropici hai dei parametri psicofisici questo adesso lo utilizzo da mettere qua per fare la maionese se vivi invece molto più freddo i parametri psicofisici sono diversi un po' quindi di base a parità di alimentazione cambia. Però la domanda che ti volevo fare è che tu lo mangi ovviamente proteine. Allora ci mettiamo 3 grammi essenzialmente per dire ma si va davanti non so se stai prendendo giusto per fare il calore interno ma c'è. Praticamente loro queste proteine animali prendono dal pesce. Dal pesce, dal pollo. Però è anche vero che hanno il più alto tasso di mortalità infantile in tutto il mondo. Ho messo 200 grammi di proteine, 3 grammi di succo di maracuja e 1 grammo di sale. Prevede energia, poi fa la spiega perché deve scendere, no? La proteina è una catena di aminoacidi. Con la frutta che entrano gli aminoacidi direttamente. Hanno le pile un po' scariche questi, questi bilancine, stanno un po' impazzendo. Per scindere gli aminoacidi. Fai un lavoro suppletivo derivante da quello che tu metti in bocca per darti energia e un po' te la toglie. Posso chiedere una cosa? In frutta di ano, gli aminoacidi. Allora, questo lo trovi su... La frutta ce li ha, ma per esempio se tu prendi tre zucchine da 300 grammi, un avocado da 400 grammi, insieme hanno più aminoacidi. Una... aspetta, non è vero, la vestigiata. Esatto. Però le zucchine si cadono più tanto. Vegano e fruttariano vegano. Vegano.
sono anche vegani che mangiano prosciutto con burro. Perché per esempio ti spiego, cioè io penso che un atleta vegano ci può essere, cioè nel senso perché uno più grande del mondo, cioè, no? Carlo Whisper, un atleta, cioè per esempio un atleta, no? Cioè, ha bisogno comunque di un apporto proteico comunque superiore. E quello bisogna vedere se è indotto, perché più mangi proteine più c'è usura proteica, quindi devi, più necessiti di ricambio proteico, come per la B12, più mangi proteine più bisogno di B12. Quindi se quel fabbisogno è indotto dall'eccesso di usura derivante dall'eccesso di consumo di proteine, e non è più il fattore che sei un atleta, ma il fattore che tu stai usurando le proteine perché mangi proteine. Usuri in macchina a causa dell'eccesso di proteine che mangi. Avocado, olio, pensate, ma... Allora, adesso andiamo esatto, questo cosa crea? Un'acidosi metabolica che provoca un fabbisogno è un concetto che purtroppo la medicina non, il fatto dell'indotto non lo comprende. Però cioè, diciamo tu facendo attività sportiva, no? Di fatto quindi il muscolo si sforza, si danneggia, cioè dando al muscolo comunque degli stress. No, ovviamente diciamo tosto porta a rompere qualche fibra, dici, no? Sì, esatto, c'è cioè, questo voglio dire, cioè, nel senso, no, cosa. Anche per esempio che ne so. Assolutamente devo fare un allenamento abbastanza. Io parlo di una persona probabilmente che ne so su massa, cioè per esempio, ma tu no? Tendi quindi più un qualcosa di un lottatore, prendiamo un lottatore, sì, no? Sì, ok, prendiamo un lottatore, io per esempio cioè, faccio il jiu-jitsu brasiliano, cioè più quindi cioè, più sono parlando di lotta, sì, no? Cioè, beh, non male, io ho visto che comunque le diete di tutti i lottatori tradizionali, ti parlo, no? Dei lottatori di oggi che fai conto se prendono anche le porcherie, no? Cioè io quello che voglio dirti, cioè comunque sono tutti diete basate comunque un rapporto proteico molto elevato, capito? Fate che poi devi vedere a fine carriera come stanno per la Siena, come stanno con tutto quanto, perché poi lo pagano a fine carriera. Ma a parte questo, noi dobbiamo avere un metodo di paragone alla pari. Se fino ad oggi tutti i tipi di sport erano tutti carnisti, dobbiamo aspettare i prossimi, che sono, in parte sono stati già vegani, i prossimi che sono volontariani per fare il parametro. Per esempio il preparatore di Milan è vegano, che sta già secondo me portando, nonostante i cacciatori siano molto ostili, suppongo, da questa cosa, a un effettivamente il Milan è migliorato, nel senso rispetto all'anno scorso che faceva pena, quest'anno tanto meno pena, avendo una rosa di giocatori che comunque a parte il portiere è squadra, no? Certo, per esempio, quindi cereali non li considerate bene. No, anche nell'ambito vegano consideriamo più la patata del cereale, se lo sai in ambito cioè, vegano. Perché io per esempio il riso è già meglio che senza glutine, comunque il senza glutine è già meglio del glutine, perché comunque è una rottura di palla il glutine. Cioè il seitan quindi non fa bene, che è glutine. È il veleno dei vegani, il veleno vegano. Adesso il veleno non c'è vegano, per una Max. Scusa Max. Un veleno che trovi in natura. Quindi non è che anche i frutti sono 180.000 al mondo, noi li usiamo per le nostre ricette o in generale anche usiamo il 2%, quindi il 98% non è vivibile. Quindi non perché è una cosa in natura va bene. Diciamo che se non, cioè, io per esempio il parametro diciamo, lo faccio sui miei nonni, e guarda che hanno tutti tendenzialmente vegetariani, perché la dieta mediterranea sì, è vegetariana. Sì, sono completamente d'accordo, cioè, prevalentemente verdure e legumi, no? Però cioè, diciamo anche cereali c'erano, cioè, mangiamo anche un po' di carne, un po' di pesce, cereali, credo, olio e sale, solo il grano o anche il male, 10 grammi di olio e un grammo di sale, dei cereali che c'erano all'epoca, vabbè, cioè mia nonna per esempio la polenta forse sì la mangiavano, però penso che il grano duro, il grano saraceno, il miglio, queste cose qua. Andiamo a vedere i romani, i più grossi quelli della storia, mille anni di vittorie, mangiavano mais, polenta e cereali, ma soprattutto mais e polenta mangiavano, e verdure. Però mangiano pure la carne. No, ecco. No. Se tu vai a leggere il tabello gallico di Cesare, Cesare dice visto che miele, giornali, il cazzo che mangiano la carne. Di frutto, diverse non la volevo perché indeboliva. E le legioni fedeli a Cesare erano quelle più potenti, più temute, anche le altre legioni. Cambia sapore. Quindi le quantità poi si devono misurare in base alla varietà che le fate. Con questa varietà gialla che ho usato io. Farro, che miglio.
La cosa rilevante è che non mangiavano la carne. Poi per esempio e sostenevano che indeboliva, indebolivano. Sì, ma io cioè, basta mangiarla sì, sì, la più in base di digestione ti rendi conto che dipende un po' dalla carne. Però la ragazza storica di Giulio Cesare è rilevante perché le sue regioni erano le più incazzute di tutta Roma. Un pochettino, un po' la tengo perché le volevo usare per farcire il anch'io devo sperimentare scientificamente. Se hai il piatto sperimenti. Scusate, devo fare un esperimento scientifico. Grazie. Questa è l'insalata capricciosa fruttariana. Capricciosa fruttariana. Non ve ne metto tantissimo perché la volevo usare anche per farcire i tacos dopo. Ah, perché non ne fai un'altra? Con quella sempre, con sì. I tacos. Beh, sì. Le forchettine dove stanno? Sono ah, grazie. Grazie mille. Questa posso anche tenere il cellulare mentre assaggio. Grazie. Capricciosa fruttariana. Ti tocca? Buona! Poi chi rimane per un tacos se la gode ancora. Buona! Buona! Jiu-Jitsu, non assaggi? Ma io sinceramente ho un po' delle riluttanze. Quale non mi convince, cioè, quale ingrediente? In questo modo di cucinare. Ah. E questa è quella così, eh? Sì, però cioè, nel senso, anche un'altra domanda che te volevo fare, no? Cioè tra l'altro. E vabbè, cioè in natura, no? L'uomo non c'era tutti questi strumenti che usava i mixer, certo. Eccetera, tutto quanto. E certo, quindi c'è. In natura gli animali sono crudisti. Sono morsi. Io a casa mangio crudo. Guarda, in natura il vero fruttariano, fruttariano. Coglie dall'albero, stop, mangio solo quello. Sta bene. C'è Corrado Sansoni. Voglio dall'albero o dall'orto. Corrado Sansoni ha fatto una conferenza. Però non è la figura di Notting Hill, la fruttariana sciroccata che dice colgo solo quello che marcisce per terra. Non è quello il fruttariano. Cogli il frutto maturo. È venuto a casa mia, io volevo offrire qualcosa, mi ha detto no, se c'è una mela, quando gli ho dato una mela, mi ha detto gente ci sto tutta la serata, tanto. Sto bene fino a stasera. È questione poi di abitudini, capito? Per avvicinarti a una cosa devi... Qual è il tuo dubbi principale? No, essenzialmente cioè che per esempio anche usare il mixer su questi alimenti, cioè... Ma perché noi ti ripeto, non vogliamo convincere chi è già convinto, vogliamo convincere quelli proprio più ostili, più cattivi. E quindi come li convinci? Così mica posso andare con la mela da un cacciatore, no? Magari loro mangiano solo il prato. Che vado da Totti con la mela, che è sta io cosa? Casa, no, le plastiche? Certo. Okay, cioè per cambiare il mondo anche per cambiare l'impatto ambientale renderlo più approcciabile se no uno che mangia la frutta in natura ma non si neanche neanche tagliare magari il crudista è un po' meglio per me nel senso che comunque sono tre i motivi no fondamentali quello etico quello salutistico e quello dell'impatto ambientale cioè quindi per poter andare avanti per questo motivo soprattutto l'impatto ambientale però sì la mossa è importanza per avvicinarla e le dico ok da domani tu devi smettere di mangiare quello che mangi ti do questo frutto e te ne nutri a morsi la persona mi dice tu sei pazza certo. E allora io gioco 6 milioni di anni, con i frutti per fare delle ricette che vanno a ricordare quello che noi siamo stati abituati diversamente mangiare la pizza di plata da un punto di vista è una frustrazione perché tu stai lì che pensi alla pizza con la mozzarella che hanno studiato i loro posti dei denti dicono che mangiava frutta le verdure con i cristalli che fanno per non trasformati ci sono delle persone i cacciatori nativi americani che mangiavano il bisogno però quello di ieri sono tre giorni noi siamo da 6 milioni di anni queste cose qua sono 100.000 anni fa però anche quelli vivevano mica morivano legati e una volta che sei il frutterismo quando ti viene la voglia di pizza più velocemente perché quelli che vivevano nella Rift Valley frutterianni dall'analisi dei fossili si evince che non avevano fatto e una vita lunghezza della vita indefinita indefinibile talmente lunga e talmente più lunga rispetto ai parametri che abbiamo noi mentre quelli che arrivano con la glaciazione si mettono a mangiare la carne c'è la nascita delle patologie e la vita media si riduce a 20 anni non mi passa neanche l'anticamera del cervello non hai il fiammatore del normale
fosse così saremmo tutti candidati a morire presto, perché cioè alla fine tutti per male. No, però poi siccome noi mangiamo anche le verdure che sono anche grigianti, un po' di frutta, ci mangiamo tutti, però non cerchiamo le condizioni. Se dovessi andare a mangiare, vai a invitare chi muoveva 20 anni, probabilmente inizierei a gonfiarmi. Anche per quelli che non mangiavano solo carne, perché verdure non le trovavano. Era una condizione tipo gli uni, la base per i dolci. Ma gli anacardi è diciamo insieme, per esempio, la popolazione del Tibet. Ma infatti la alimentazione vegana, dal punto di vista etico, è cioè, cioè, no, con le cupole giornali facevano curarsi un avocado in Tibet, cioè, capito? No, certo, però il fatto di poter creare con le cupole giornali delle serre, per cui anche in Tibet vanno a dormire non sotto i punti, no? Trovano dentro serre. La serra è un qualcosa che ti potrebbe interpellare. Sì, è vero. Se dormono dentro la serra, possono fare anche una serra per creare sia le piante legnose che le piante erbacee. Quindi una volta che tu, grazie al cubo geodetico, vai a minima energia, non le impianti, no, perché parlano le piante di energia d'inverno e anche d'estate, per i consumatori, la sprechi tutta per riscaldare l'ultimo centimetro là. E per arrivare un po' di caldo qua devi ancora abusare di energia. Però ti dico che se devo consigliare una persona, vedete in prova, in terra basta un minimissimo di riscaldamento e tutta una fase tropicale. Ma ti consiglio il fito complesso, quindi l'estratto idroalcolico o la tintura madre o diciamo la tintura madre oppure che ti devo dire la tisana, cioè, meglio ancora certo, perché va in qualche modo a diluire quelle tossine lì della pianta del seme, cioè altre molecole che vanno a modulare. Però tieni conto che se tu scegli di andare in una direzione di questo tipo e ti alimenti di quello per cui il corpo è fatto, sono quelli che come si dice, quelli che maturano anche quando si sta cambiando l'albero, non ricordo il termine, di problematica utilizzando quelli che tu utilizzi, fitocomplessi, parti di piante, viene a cadere, si scioglie. Noi non consigliamo la frutta dolce e essiccata, perché è tanto glucosio. Il fitocomplesso è la frutta con fitocomplesso, trovi tutto quello di cui hai bisogno del frutto e non hai bisogno né di superfood né di rimedi omeopatici, fitocomplessi, non hai bisogno di nulla, perché ti mantieni in salute grazie a quello che mangi, come dovrebbe essere. Quindi se stai bene da questo punto di vista. A me succede di avere magari un raffreddore, perché comunque quando magari, che ne so, attraverso un periodo in cui piuttosto che mangiare prevalentemente quello, mangio frutti, il cancro si muove nel platano, il cancro nasce con le proteine animali, dove le vitamine termolabili, però poi come si può flavonoidi vengono a scendere la vitamina. Io sono ormai a un punto in cui è un livello di zucchero proporzione tale per cui se io mangio raffinato, un cibo cotto per 1-2-3 giorni il mio corpo pochino grosse quantità di glucosa, cioè se tu mangi un po' di freddo la pasta della pasticceria, quella è acidificante al massimo, peggio che mi può succedere, il pancreas ammazzi praticamente, è una badossa. E purtroppo quando arriva il glucosio deve uscire, il corpo non lo riconosce perché il corpo vuole il fruttosio per stare alla mela, tutte queste bombe di glucosio il corpo deve produrre l'insulina, cosa che da vegana che tanto spegne energia, l'insulina serve a ingannare la cellula per aprirla per entrare il glucosio, se il fruttosio entra col trasporto passivo non c'è nessuno spreco di energia, io posso avanti dal punto di vista sanitario, pensa qua non solo devi spegnere l'energia ma tu devi ingannare la cellula perché tutto questo uscita da parte l'insulina serve per l'assimilazione dello zucchero, quindi anche il fruttosio, le fitotossine. No, la mela, la mela possono mangiare, ma comunque anche nei vegetali nutrendosi di parti della pianta, vedete, non solo frutto, perché non è e quindi di foglie, quindi di stelle, butti di fuori radici, mangiando la mela, comunque no, il corpo frutto. Delle tossine c'è anche una parte di glucosio minimizza l'8%, la qualità delle mele diciamo di più è migliore, la Stark è la migliore perché è quella che è perfetta come acidosi, non è acida e sempre se matura giusta. E c'è la più alta quantità di glucosio, veramente bassa, proprio al massimo, al 98% su 100. Ed è contenuta nel frutto, nei frutti, assolutamente. Quale? Nella mela, ad esempio. Nella mela io durante il giorno mangio solo e soprattutto mele rosse. E la sera faccio la cena con la frutta ortaggio, frutta dolce, frutta ortaggio, frutta grassa. Io non sono al punto in cui sono 90, io in realtà 99, dato anni, ancora la quantità di frutta grassa, la mia droga è sempre stata la verdura, però il 90% delle persone, cioè, quello di cui come droga c'è l'altro costo, in questo senso è veramente basso.
perché cosa succede? Che più la tua alimentazione sono è proteica, ma sono pizzerie, e più quindi io però che sono, ho fatto periodi 100% un periodo massimo di 10 mesi ho fatto il primo periodo di un mese, poi ho fatto un periodo di 4 mesi e mezzo, poi di 10 mesi. Ho cercato sempre di fare tutto molto scalare, molto graduale, per evitare di avere ricadute al lungo. Perché anche quando tornavo vegano, però aumentavo il numero di ore a mele. Adesso fate queste eccezioni. Cambio radicale sono più fome. Come un neuronomane che non si piglia a metà d'ora. Ne ha poche, sì, è vero. Ho fatto tutto molto graduale e anche quando tornavo vegano, da fruttariano, aumentavo il numero di ore a mele. Invece 4 ore a mele passavo a 6 ore a mele. Fino a che adesso sono arrivato a fare fino a 5 mele, 12 ore. Certo, se tu hai la pretesa di avere grossissime quantità di proteine, anzi, dalla voglia di un mostro di meno. Ma se tu hai un sasso, che se hai un certo punto di alimentazione e non vai in acidosi, non hai bisogno di tutta quella quantità di grammi che fai. Però poi c'è sempre la melatina del mostro. Sì, per... quindi non è contro... Allora, in realtà lo zucchero che tu... No, perché io do quella bottarella di benzina ogni ora. Sì, ma nel caso della mela è per digerita. Sprechi una TP per guadagnarne 30 ogni volta. Ma no, minimale, minimissimo. La mela è il frutto predigerito, ci vuole mezz'ora per digerirla. Io prendo un pezzettino. E comunque ci sono arrivato in maniera istintuale, perché all'inizio mangiavo un chilo di mela intera, ne mangiavo pure 5, 6, 7. E non abbiamo il corpo, mi diceva che durante il giorno si abbassava la fame. E quindi sono arrivato poi a dare un morso, perché avevo visto già altri farlo. Ma non l'ho fatto per imitazione, l'ho fatto perché mi è venuto naturale farlo. Se io do il mio morsettino mi sento carico per me. Non ti basta, non ce la fai, se hai bisogno ti fai male, ti fai anche male da un giorno all'altro. Dai tropici. In maniera graduale. Beh, loro perché hanno anche paura che l'albero finisce, quindi cercano un po' a mangiare un po' anche, stato anche dalla paura che poi l'uomo gli brucia la foresta, che allora, finisce l'albero e non ci sono più alberi con la frutta, hanno questo probabilmente, hanno subito parecchio. L'uomo gli ha fatto tutti i coloni, quindi a volte gli animali mangiano anche per perché hanno paura di non trovarlo il giorno dopo. Poi mi faccio che so, una ciotola, perché effettivamente con pomodori, spolpare un albero intero non gli serve più di tanto. Peperoni rossi, proveremo poi ci vediamo un po' ci vediamo tra una e poi di solito mangio forse ottobre lo rifanno forse a volte tutto breve meglio la prima sì mi raccomando la gradualità e la prima cosa la mia la mattina era la prima cosa questo modo di mangiare la dieta che avevo letto un po' di tempo fa che si chiama la dieta